Ricostruzione di strade, ponti, ma anche delle comunità e ricostruzione della catena di allerte e allarme che si è inceppata e sicuramente deve essere rivista alla luce dei nuovi fenomeni climatici che hanno tragicamente investito anche la nostra provincia. Si è parlato ancora del post-alluvione ieri sera fuori Sacco, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni mercoledì alle 21 condotta da Nicoletta Bracchi e Michele Rancati. Nel corso del programma è arrivato un importante annuncio da parte del presidente della provincia Francesco Rolleri relativo al tratto di strada drammaticamente crollato a Recesio. La cosa più importante da valutare è il fatto che dobbiamo cambiare completamente la prospettiva, soprattutto delle Valmure. Cioè noi adesso abbiamo a che fare con un fiume che prima non era così. Tutte le difese spondali, tutte le sicurezze erano state fatte per una certa portata del Nure. Adesso va rivisto completamente tutto il percorso del Nure, da monte a valle. Abbiamo l'obiettivo di riaprire la strada entro la fine dell'anno. È un obiettivo ambizioso, speriamo di riaprirla ancora qualche settimana prima per permettere di sgravare il traffico dalla viabilità alternativa. A tal proposito l'assessore regionale Paola Gazzolo ha smentito che la vecchia frana di Missano possa aver influito. È evidente che quella è una frana che c'è da sempre, c'era ancora prima delle strade, cioè c'erano, lo dimostrano anche gli eventi, anche quando c'era la littorina, le difese che allora venivano fatte. I tecnici mi dicono, e io non ho dubbio a crederci, però ripeto, poi parliamone anche tutti insieme, che è la cosa migliore, che la frana se ha inciso avrà inciso per l'1%. Nella prima parte ospiti in studio Leonardo Dentoni della Protezione Civile e Daniele Fogliazza del neonato comitato di Nuovo Bettola, mentre la seconda si è aperta con il confronto a due tra il sindaco di Piacenza Paolo Dosi e il consigliere comunale Erika Opizzi. Tema del timbro, la mancata comunicazione della piena del Nure che si sarebbe poi abbattuta su Roncaglia. Sindaco, le chiedo se e che cosa non ha funzionato nel sistema di allerta per quanto riguarda Roncaglia e Sant'Antonio. Non ha funzionato una comunicazione che di fronte ad un evento eccezionale si è rivelato inadeguato e superato. Ci siamo trovati in una situazione in cui ci siamo ritrovati di fronte ad una segnalazione d'allarme senza una quantificazione precisa della quantità d'acqua che avrebbe investito la città, ad intervenire in modo tradizionale, secondo quelli che erano, che sono i limiti contenuti nel protocollo per la protezione civile comunale. Questo si è rivelato ampiamente insufficiente e quindi richiede che venga rivisto non solo il protocollo locale ma anche quello più ampio. Revisione, insufficiente l'allarme è dato. Opizzi, volete una commissione d'inchiesta? Una commissione d'inchiesta è necessaria, soprattutto alle luci delle dichiarazioni del sindaco Dosi. Qualcosa è palese, non ha funzionato, anche solo il fatto che non tanto il ritardo nella comunicazione, ma anche il fatto che non è stato spiegato a dire del sindaco la portata dell'evento, quando invece sul ponte di Farini la Protezione Civile ha installato una telecamera proprio per tenere sotto controllo il fiume. Quindi mi chiedo, qualcuno sta mentendo, qualcuno ha delle responsabilità. Le repliche di Fuori Sacco andranno in onda domani alle 17 e alle 23, sabato alle 11 alle 20:30 e domenica alle 13 alle 20.